Scendono in campo le squadre di San Nicolò Teramo e Alma Juventus Fano. Di nuovo buon pomeriggio da Sergio Catalani, dallo stadio Bonolis di Teramo, piano, località Piano Daccio. Alma Juventus Fano in maglia granata e San Nicolò Teramo in una maglia avveniristica di color verde. Sassaroli intanto verso Lunardini che aggancia, c'è Sivilla il tiro. Murato Sivilla, una palla gol importante per il Fano, poi c'è Gucci, Borrelli, il Fano insiste, Borrelli mette nel mezzo e in realtà è un tiro. Prova ad andar via Santoni, attenzione il San Nicolò pericoloso, c'è Iaboni, il tiro, la palla buona, questa volta se l'ha avuta il San Nicolò. Sivilla ancora Clemente, bene Clemente da solo, Clemente al limite, Clemente prova la conclusione, Clemente, la palla che fa la barba al palo. Mozzoni penetra e poi serve Chiacchiarelli, ottima iniziativa del numero 3 locale, Chiacchiarelli il tiro, ginestra con i pugni, occasione per il San Nicolò, ancora con Chiacchiarelli, poi Iaboni, il tiro, ginestra, pare, insiste ancora il San Nicolò, pericolosissimo e poi c'è il gol, attenzione, il gol del San Nicolò. Secondo posto comunque blindato, la Samb perde 2-0 a Matelica. Intanto il rosso a Bartolini per una gomitata, attenzione. Intanto c'è Gucci, attenzione in penale di rigore. C'è Favo che mette nel mezzo, Gucci! Nicolò! Gucci! 1-1 il pareggio, si smarca Gucci in posizione di ala destra. Gucci mette nel mezzo, esce Lupinetti, attenzione il tiro, e c'è il gol dell'Alma, e c'è il gol dell'Alma, è lo russo, Pasquale, lo russo. Gucci intanto, Clemente verso Sivilla, è libero dalla parte opposta, riceve intanto Sartori, la palla è buona per Matteo, Sartori, il tiro di Sartori, la palla sul palo, il gol, Matteo Sartori, palo gol, Sartori è solo, c'è Sivilla, Sartori mette a sedere il portiere. Attenzione, Sartori, il tiro, e il gol ancora di Sartori, Matteo Sartori, è solo, vediamo Sivilla con la palla che arriva a Lupinetti, l'ennesimo gol in zona Cesarini della Maceratese, a questo punto regala la vittoria del campionato ai biancorossi, ma oggi abbiamo visto una grande Alma che ha annichilito letteralmente nel secondo tempo i resti del povero San Nicolò.